Quando il fotografo fa la fotografia, sì, sistema l'inquadratura, sistema il fuoco, sistema l'esposizione, sistema un sacco di parametri, però alla fine la registrazione avviene automaticamente per questa magia che è la fotografia. E quindi, soprattutto poi lavorando con sistemi tradizionali e non numerici, dopo comunque interviene il caso pesantemente. Anche questo fa parte di questo automatismo. Cioè, la fortuna gioca un ruolo fondamentale. È un po' come giocare a poker, insomma. Anzi, no, al casinò, non a poker. Ma più che una storia, è un campionario. È un campionario di cose sospese o che hanno a che fare con il volo o con una specie di volo, paravolo, non so come chiamarlo, oggetti sospesi. Allora, io studiavo architettura e quindi circolava molta fotografia all'interno della scuola, fotografie di architettura naturalmente, e delle riviste in cui l'apparato maggiore erano più che i disegni o i testi, erano effettivamente le fotografie. Quindi per motivi pratici ho cominciato a fotografare architetture, le cose che dovevo studiare. All'inizio è stata una cosa occasionale e poi col tempo ha sempre occupato più spazio, fino a che nel 2000 ho lasciato gli studi e ho proseguito solo fotografando. Quando ero all'università, circolavano tantissimo alcuni fotografi italiani, cioè circolavano, si vedevano, come Ghirri e Gabriele Basilico, ad esempio. Il lavoro di Basilico non mi ha mai acceso più di tanto, invece quello di Ghirri mi ha affascinato parecchio. Poi Ghirri contemporaneamente aveva anche un'attività teorica importante, soprattutto per un paese marginale come l'Italia. E quindi era anche l'unico autore in cui era possibile leggere il pensiero, insomma. Sempre all'università mi è capitato poi di incontrare la figura di Guidi e l'ho proprio incontrato all'inizio sui libri, sulle riviste. E fin da subito mi ha spostato parecchio perché faceva le cose come non faceva nessun altro, sostanzialmente. Quando poi ho lasciato l'università, qualche anno dopo, sono riuscito effettivamente a entrare in contatto con Guido e ho cominciato a lavorare con lui per almeno, credo, una decina di anni. Chiaramente poi dopo, lavorando con Guido, perché soprattutto l'ho accompagnato, l'ho aiutato per la sua professione di insegnante. È chiaro che ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere la migliore fotografia americana e naturalmente dai maestri più consacrati agli allievi dei maestri più consacrati, insomma, sì, soprattutto i maestri del colore, Eggleston, Stephen Shore, e poi dopo Tim Davis, Jim Doe, sì, gli americani. Vivo in Emilia-Romagna, in Romagna anzi, è una particolare area geografica dove c'è una pianura super piatta. Con un tipo particolare di luce e effettivamente il colore ha una resa ottima. Mentre magari per il lavoro sulla Sardegna è un omaggio ai primitivi americani. Sì, diciamo, dipende in che periodo sono, che lavoro sto facendo, non è che c'è una costante, almeno non credo. Allora, sono partito vabbè, prima delle 35 mm, tipo Contax o Minolta, Yashica,
Poi sono passato al medio formato, ho usato due Hasselblad, Hasselblad, come dice Gary Johansson, e poi sono passato al 4x5 e adesso utilizzo anche l'8x10. Adesso, e poi ultimamente uso anche il telefono, se devo essere sincero. A parte il 35 mm, che praticamente quasi non lo uso più, gli altri formati, bene o male, li uso contemporaneamente. Per un sacco di tempo ho fotografato solo quadrato. E la fotografia quadrata è estremamente centrale, c'è poco da fare, non ci si sfugge da questa cosa qui. Quindi mi sono esercitato molto a limitare questa centralità del quadrato. Credo che una fotografia non centrale o non simmetrica, leggermente asimmetrica o leggermente decentrata, sia più gradevole, più imprevedibile da guardare. Allora io guido e con la coda dell'occhio vedo una cosa. Vedo se posso fermarmi, mi fermo con l'auto. Generalmente tiro giù una delle camere, faccio due o tre fotografie, poi mi fumo una sigaretta, poi prendo un'altra camera, faccio altre due fotografie e poi vado via. Minimalismo. Insomma, di avere più confidenza col minimalismo. Aneddoto, ha più a che fare con la cultura orale. Mistero è più imprevedibile. Il cane è più fedele. Velato, perché ha a che fare col mistero. Nessuna delle due, non sono estremi che non mi interessano. Carne quando si eccede, verdura quando si è in riga. Vita, sempre. Dipende, minerali, la chimica è utile. Ritratto. Perché? Perché ho meno pratica. Dolce, dolce dolce. Chiodo. Sono stato bocciato a un esame di fisica per una domanda su un chiodo. Dipende dall'ambito, il digitale è molto comodo. Veloce perché io sono lento. Magia sempre. La magia ha a che fare con l'imprevisto, insomma. Entrambi perché mi piacciono entrambi. Campagna c'è più spazio per lavorare. Bicicletta, perché con la moto ho smesso. Se hai fretta l'aereo, se devi scrivere un romanzo, la nave. Ma il libro, preferisco il libro, è più. Puoi interromperlo. No, entrambi sono veramente correlate, mischiate, è impossibile escludere una delle due.